Sono le 4:30 del mattino del 15 dicembre del 2010. Ieri la Trentino Betclic è partita alla volta del Qatar, è partita alla volta di Doha, dove dovrà difendere da domani, giorno della prima partita, fino alle 21 di dicembre, così si augurano tutti i tifosi, la Coppa del Mondo per club conquistata l'anno scorso. 15 ore dopo circa anche i tifosi sono pronti a partire. Pullman da Trento, qui ex area Zuffo, fino a Verona, aeroporto Valerio Catullo, aereo diretto a Monaco, dopodiché secondo aereo della giornata che porterà direttamente con la prua verso il Qatar, verso Doha, verso la Coppa del Mondo per club. Noi ci saremo. Mancano pochi minuti alle 7 all'aeroporto Valerio Catullo di Verona. Qualche inconveniente perché su Monaco nevica, quindi il volo dei tifosi della Trentino Betclic è stato rimandato di qualche minuto. Le condizioni meteo stanno migliorando e quindi il viaggio della truppa per il Mondiale per Club continua. L'aeroporto internazionale di Monaco è completamente imbiancato a causa delle copiose nevicate cadute negli ultimi giorni. Qualche ritardo, però adesso il gate che vedete alle mie spalle si è aperto, ultima chiamata per il volo, destinazione Doha. Più di 12 ore e sicuramente più di 20 gradi dopo la partenza delle 4:30 della mattina a Trento, i tifosi della Trentino Betclic sono arrivati a Doha, in Qatar, dove li aspetta il Mondiale per Club di pallavolo. Ritardi a Monaco per via della fitta nevicata, ma non l'hanno scoraggiato sicuramente i tifosi. Sentiamo che cosa ci hanno raccontato di questo viaggio. È un po' lungo, un po' l'attesa, ma dai, adesso speriamo bene e buon proseguo. Prime impressioni di questo posto? Caldo. Sì, c'ho un'ansia già adesso tremenda, ma vediamo che sia positiva. Era così anche l'Oz l'ansia, quindi va. Vediamo. Ritornare per riportarci la Coppa a Trento, è quello che interessa. Il viaggio com'è andato? Era il viaggio bene, tutto tranquillo. Questo dunque è il viaggio che ha portato i tifosi gialloblu in Qatar, a Doha. Adesso riavvolgiamo il nastro delle emozioni di questo campionato del mondo per club. Emozioni che sono cominciate giovedì 16 per la Trentino Betclic, esordio ufficiale con la Dinamo Mosca, subito lo scoglio più difficile. Archiviata vittoriosamente la pratica Dinamo Mosca per 3-0 il giorno dopo, subito ora di gara 2 contro gli arcini argentini del Drean Bolivar.
Del Dream Bolivar sono stati gli unici a strappare almeno un set alla Trentino Betlic, che comunque ha chiuso la pratica per 3-1. Sabato giornata di stop nel mondiale per club per dare spazio ai festeggiamenti nazionali del Qatar. Al Garaffa Indoor Hall, il palazzetto dove si disputano i campionati del mondo per club. Oasi Beach Club, la spiaggia usata dai tifosi per stemperare la tensione prima delle partite. Vedete alle mie spalle l'albergo dove alloggiano gli 8 team maschili in lizza per il mondiale per il club 2010 a Doha in Qatar. Oggi 18 dicembre è giornata di festa nazionale, si celebra l'indipendenza del Qatar e da allora anche i mondiali si fermano per permettere le celebrazioni per le principali vie di Doha. Trentino Betclic ha goduto quindi di mezza giornata di riposo, noi li abbiamo seguiti per le vie della città, nel pomeriggio invece allenamento a porte chiuse per preparare il match di domani domenica, ultimo dei gironi a round robin, quello con il team Paul Mitchell. E allora ripercorriamo insieme questa giornata al seguito della Trentino Betclic. Mezza giornata di riposo ci voleva. Buono, riposiamo un po', facciamo un po' di giro, conoscere altra bella città,
Dai, buono. Qatar non l'avevi mai visto, come ti sembra? Ma il paese è molto interessante, sono veramente sorpreso. Riuscite a staccare un po' la spina e non pensare per un attimo ai mondiali? No, pensiamo domani. In questa giornata di riposo, Emanuele Birrelli, che insomma si sta riposando forzatamente per la frattura al dito, questa spiaggia ricorda un po' casa per te? Sì, è vero, comunque a casa mia c'è il mare, perlomeno vicino. È molto bello, penso piacere a tutti venire in questo posto un po' desolato forse come numero di persone, però sicuramente pronto ad accoglierle se per caso arrivassero. Oggi riusciamo a riposare tutti, me compreso, speriamo che questo riposo li aiuti soprattutto dal punto di vista mentale a staccare la spina, esatto. L'anno scorso è venuto in un periodo che era molto più caldo, quest'anno direi che si sta bene anche dal punto di vista ambientale, si respira. E i muscoli dei ragazzi come stanno? Perfettamente. Giornata di riposo, almeno mattinata di riposo questa per la Trentino Betclic. Alle mie spalle la skyline di Doha, costruita, pensate, solo in 4 anni. I lavori comunque fervono giorno e notte qui, soprattutto lavoratori dell'est delle Filippine. In via del tutto eccezionale, a riprendere con la telecamera di RTTR c'è il centro della nazionale dell'ITAS Diatec Trentino, della Trentino Betclic, Andrea Sala. Subito un commento da parte del suo compagno di stanza Bari: com'è come cameraman? No, è molto bravo, però dobbiamo far veloce perché c'ha la spalla che gli fa molto male, quindi va giù prima o poi. Sara, allora possiamo affidare l'incarico a Andrea Sala d'ora in poi? Io direi che l'abbiamo delegato, ne possiamo giocare come centrali uno sopra l'altro, però, perché altrimenti non ci arriviamo alla rete. Voto su Andrea Sala, cameraman, finita qua. No, ma è molto bravo, poi con l'occhiale, non si è mai visto un cameraman che lavora con l'occhiale, però molto bravo.